Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo all'ottava edizione del Cleto Festival in compagnia di Ivan Arella che oggi ha aperto proprio la prima giornata del Cleto Festival. Si è parlato proprio di come il Cleto Festival è stato quest'anno voluto a tutti i costi, anche se ci sono state delle difficoltà a livello proprio logistico in quanto il borgo ha delle case pericolanti, poi c'è stata anche una piccola, diciamo, non tanto discussione, si è parlato con l'amministrazione comunale, ma l'importante è che comunque il Cleto Festival avvenga come tutti gli anni. Quali difficoltà ci sono dietro, diciamo, a un festival che comunque è arrivato all'ottava edizione? Le difficoltà sono numerose, specialmente quest'anno, perché io prima mi sono permesso di nominarlo un 2.0, perché è stata un'edizione completamente rivisitata, quindi ripensare dall'inizio un festival ormai giunto all'ottava edizione, quindi ormai conosciuto, sapendo anche la portata delle presenze, poi anche un po' le aspettative, no, da chi frequenta da anni il festival, non è stata facile. Ci sono stati momenti un po' di situazioni in cui eravamo un po' giù a dire ma dei problemi che forse non riusciamo a risolvere, però sembra che sia andata tutto per il meglio. Sì, le problematiche, come dicevi, purtroppo sta di fatto che esiste un problema e noi come realtà, escludendo il fatto di far passare che il festival sia solo ed esclusivamente un momento di divertimento oppure di festa, tanto per festeggiare, stare in compagnia, ballare, in realtà dietro c'è un progetto socioculturale un pochino più ampio, perché è molto identitario. Identitario significa legato al luogo e da questo luogo ne vede delle potenzialità che bisogna sfruttare, ma allo stesso tempo ci sono delle criticità e queste criticità bisogna saperle risolvere, saper individuare e risolvere. Sì, c'è stata una piccola discussione, però da che mondo è mondo le discussioni servono anche per confrontarsi. Il confronto viene da opinioni diverse e non è significare avere ragione una persona o l'altra, però parlare, discutere e da lì capire se realmente si ci tiene a un progetto comune, quali sono le soluzioni da individuare. Noi come da anni, che è, diciamo, un portabandiera nostra, un po' il fatto di voler cooperare e collaborare con tutti, abbiamo invitato pure a metterci un tavolo di discussione per realmente creare delle opportunità per questo terreno dove ognuno deve avere un ruolo, quindi amministrazione, eventi, associazioni socioculturali, i privati, le aziende, le attività, perché la comunità è formata da tutte queste realtà. Siete tra l'altro una realtà che si autofinanzia, questo dobbiamo ripeterlo, e riesce a fare veramente grandi cose, perché vedete, forse le persone, diciamo, del territorio vedono in voi una risorsa che non è una risorsa soltanto economica, in quanto gira effettivamente l'economia in questi 3 giorni del Cleto Festival, ma siete comunque una risorsa culturale. Penso anche al banner che ho visto pubblicato proprio lì sulla piazza, che è "Aprite i porti", che è un messaggio molto importante in un'epoca e in un contesto storico dove invece si tende a chiudersi, e voi invece come borgo vi aprite, tutto il contrario. Sì, diciamo che abbiamo delle responsabilità come persone che operano su un territorio. In un contesto storico come quello che stiamo passando in questo momento in Italia, ma un po' anche in Europa, una situazione un po' dove bisogna assumersi delle responsabilità, non si può stare in silenzio. E noi come festival non abbiamo paura di dimostrare e dire a che parte stiamo. È impensabile pensare che si possano mettere a rischio delle vite umane mettendo da parte proprio il senso, base proprio dell'essere umano. È impossibile pensare che non ci sia, bisogna restare umani, e quindi ognuno, chi ha le responsabilità, non può stare in silenzio, oppure chi ha un po' delle responsabilità, che opera a livello anche culturale, bisogna esprimere e dire le cose come stanno, perché nel silenzio, oppure far finta di non esprimere delle opinioni, fa prevalere altre cose, e in una situazione di populismo come il genere ognuno ha le proprie responsabilità, che può essere un genitore con i propri figli, chi ha un'associazione, chi è un politico, è ancora peggio. Noi ci sentivamo di contribuire al nostro modo, perché poi in fin dei conti tramite quello che noi possiamo, quindi tramite la cultura, tramite la manifestazione, uno striscione del genere poteva essere un po' anche un modo per pensare, no? Di aprire i porti, perché salvare vite umane non è mai un crimine, cioè è impensabile pensare che chi salva una vita umana perché in un contesto, per questioni politiche, venga passato come un delinquente che va contro legge, non è assolutissimamente così.